era divertente, non c'è più paura. Senti Lari, io vado di là a fare un po' di TikTok, eh? Nicola, aspetta, voglio farlo anche io questo balletto. Sei una sirena? Sono una sirena in fondo al mare, in fondo al mare. Allora, io sono il portiere, tu devi fare gol. Tranquilla, sarà un gioco da ragazzi, ci penso io. Ah, io dico che sei stata te. No, non sono stata io. Io dico che sei stata te. No. Sì. No. Sì. Tu hai diventato troppo forte. Si può sapere che cos'è questo casino? Avevo detto di stare calma, di giocare con calma, di non fare sempre questo ghiasso. Anche tu, Ilari, hai 6 anni, così... Che cosa? Io me ne vado. Questo qua era il mio oggetto che io ho comprato quando sono andato in vacanza in Africa. Siete state voi! E sarà colpa sua. Sapete quanto avevo pagato questo qui? Questo qui è originale, questo non ce l'ha nessuno, era un bonghetto! Ah, quanto era bello il mio bonghetto! Dammi, dammi, na, waka, waka, dammi, dammi, na, na, netta for Africa, avanti, piri, bam, bam, dam! Andate subito a fare i compiti! Ma io già l'ho fatti, e Nicola non l'ho fatti! Io non ce li ho proprio! Ilaria, hai trovato qualcosa da fare? Sì, dei pusciolini. No, questo è proprio un gioco da bambini, no? Ma dai, ma è bello giocare con i pusciolini, così non possiamo fare casino, guarda. Dobbiamo soltanto prendere una bacinella e mettere a modo. No, allora aspetta, senza che prendi una bacinella per riempire l'acqua e tutto quanto, mettiamoli direttamente nel lavandino del bagno e ci giochiamo là, va bene? Ok. Ma non c'è niente! E certo, se non metti il capo. Che bello! Bellissimo! Molto divertente, Ilari. Guarda, si sta riempiendo tutto. Guarda che divertente, non c'è più paura uno. Senti, Ilari, io vado di là a fare un po' di TikTok, eh? Vieni quando ti pare, ti metti a posto. Sì! Questa musica, oddio, questo è il mio treno preferito. E sciocco, sciocco. Nicola, aspetta, voglio farlo anche io questo balletto. Il mio balletto preferito. 3, 2, 1. Yeah.
arrabbia con me, non con te. Dai, spiega di asciugare tutto. Ma che asciugare tutto? Ma mi dai la mano, vai a prendere altri stracci. Ma guarda, tu con te asciugare io non posso toccare per terra, sono piccola. Vai a prendere gli stracci ora! Papà, chi vive nell'acqua? Le sirene. Quindi al mio tre, guardatemi, 1, 2, 3. No, vabbè, guardate quanta acqua. Devo non mi uccide. Oddio, sto attaccando tutto. Io non ce la faccio da sola. Ilari, tu non mi dai una mano, almeno chiama i vigili del fuoco, che almeno mi danno subito una mano loro. Ilari, sta chiamando tuo padre. Oddio, gli dico. Pronto? Sì, Stefano, tutto bene. Stiamo giocando a nascondino. Ah, stai qui fuori. Perfetto. Ok. Ciao. Ilari! Qualcuno mi ha chiamato? Che cos'è? Sei una sirena? Certo, sono una sirena, posso andare nell'acqua. Io non credo che sia il momento di fare una sirena. Ferma, ho appena asciugato lì. Ferma, ferma. Sono una sirena in fondo al mare. In fondo al mare. In fondo al mare. In fondo al mare. Io ti ammazzo questo scomettone, ok? Esci, esci, esci. In fondo al mare, in fondo al mare. Ragazzi, guardate che figata. Perché non mi avete aperto la porta? Porca miseria, ogni volta che suono 2 ore per aprire. Possibile? Comunque almeno avete fatto i compiti, qualcosa? Scusiamoci nella vasca. E sono tutta bagnata. Questa volta ci ammazza i David. Funghetti, se abbiamo fatto un bel guaio e vi state divertendo, iscrivetevi al canale qui sotto. Nicola, è impossibile che non ci sia. Casa. C'era il temporale o volete pulire la casa? Verità. Va bene, non me lo credo. Ascoltami! La verità è che volevamo pulire casa perché sapevamo che ti eri arrabbiato con noi prima e quindi ci volevamo far perdonare, solo che le cose sono... Nicole, tu non hai mai pulito casa nella tua vita, ok? Quindi non credo proprio. Sì. Sentite, io non so se credervi o meno, so solo che qui è casa tutta allagata, il bagno è frascico, il salone c'è l'acqua che sta andando lì sotto alle file del computer, il salone è lì che sta andando... Al mare sono una sirena. Al mare sono una sirena. Vabbè, comunque noi non ci stiamo nulla, anzi vi stavamo pure dando una mano per stasera, così non pulivi tutta casa. Va bene, voglio credervi. Fatemi dare ora una pulita alle mani perché sono tutto sporco e caduto per terra, c'era un disastro. No, Nico, ma ci stanno i pisciolini là. Stefano, non ti lavare le mani, vai di là, devo pulire pure il bagno, vai. Ma io mi voglio pulire le mani, ci mancherebbe altro che oltre a questo disastro non c'è... Perché ci sono dei pesciolini dentro al lavandino? Io non c'entro niente, stavo dormendo. Guarda, io stavo pulendo il lavandino, però a un certo punto è uscito molto acqua dal lavandino perché ho sterciato molto, quindi non so perché sono usciti dei pesciolini così a caso. E adesso io vi prendo e vi metto in punizione! Dove siete? Vabbè ragazzi, ci vediamo domani con un altro bellissimo video, però prima...